Allora, una partita che si era messa malissimo. Insomma, c'erano le streghe, che cosa era? Che è successo nel primo tempo? No, una partita che si era messa malissimo, quando meritavamo di stare già 3-0 noi, ci siamo ritrovati sotto di due gol. Questo è quello che ho visto dal campo. Sicuramente dobbiamo correggere tutto, un po' di disattenzioni, perché oggi specialmente, vabbè, a parte 3-4 palle gol nel primo tempo, ma poi nel secondo tempo altre 8 e non si possono creare 13-14 palle gol e farne due. Quindi sinceramente disattenzione da parte di tutti nel primo tempo, perché abbiamo preso gol sul calcio d'angolo e poi su una palla lunga. Però poi c'è almeno da prendere la reazione di una squadra che sotto di due gol è come uno stadio che giustamente non era contento, è riuscita almeno a portare a casa un punto, ma sì, sinceramente oggi penso che i tre punti li meritavamo, almeno questo è quello che ho visto dal campo, poi mi potete anche smentire. Cosa è successo con il pubblico? No, ma già ho chiesto scusa e lo rifaccio qui, perché è normale che quando fai gol poi due o tre minuti prima una o due persone isolate avevano usato una frase che nei miei confronti che penso di non meritare. Però a prescindere da tutto ho chiesto scusa, perché non esiste, ma poi l'ho sempre detto, è come due innamorati, si può anche litigare. Io amo questa città, amo i tifosi, ho sempre accettato i fischi, non ho accettato la frase mercenario a me. Quella non l'accetto e non l'accetterò mai, perché l'ho dimostrato con i fatti che io non sono a Benevento per i soldi. Quindi quello mi è un po' infastidito, però ripeto, ho chiesto scusa a tutti, perché a prescindere da tutto ciò che ti possa essere detto, noi siamo dei professionisti, stiamo zitti, però io con Benevento il professionista non lo so fare, mi sento un beneventano, e quindi quando gente a cui io penso di aver dato tanto e loro mi hanno dato ancora di più, quella frase non sono riuscito ad accettarla. C'è Pierdo, capitano, cosa hai detto ai tuoi compagni tra il primo e il secondo tempo? Cosa ho detto? Che potevamo anche perderla la partita, perché eravamo sotto i 2-0, ma però dovevamo uscire a testa alta, con dignità e buttando il cuore in campo, e penso che l'abbiamo fatto. Poi in partite diverse da questa abbiamo vinto, abbiamo portato i tre punti a casa anche non meritandoli. Oggi abbiamo preso un pareggio che, ripeto, per me meritavamo qualcosa in più, con un po' di attenzione. Sinceramente spero che è normale, poi volevo parlare, il mister è arrivato da 3 giorni, ci ha cercato di mettere in campo, ci ha detto 2 o 3 delle sue idee, e sinceramente noi possiamo fare bene. Ancora il campionato è lungo e dobbiamo vivere alla giornata, senza guardare più Novara, Cremonese, noi dobbiamo guardare domenica per domenica, cercando di essere più attenti e mettendo quel furore agonistico che abbiamo messo al primo e al secondo tempo. Se cominciamo così tutte le partite ne perdiamo pochissime. E mi pare una palla in mezzo o un fallo laterale, se non sbaglio, perché poi quando si è in partita un po' non si capisce niente, è in trance, e quindi è una palla, un fallo laterale, sta palla è stata spizzata, io ho stoppato e ho girato di prima. Poi potevamo fare altri gol, ricordo almeno 4 parate importanti del loro portiere nel primo tempo e nel secondo tempo, ricordo 2 o 3 errori nostri a tu per tu, uno con Felice inizialmente sullo 0-0, un altro con Danna che era il 3-2. Ripeto, una partita strana che con grande cuore però almeno abbiamo portato a casa un punto. Senti, cioè, sul 2-0 insomma non era facile riprendere. No, per niente. Quindi al gol sì, vabbè, ma non era facile, perché davvero era difficile riprendersi, insomma, come si erano messe le condizioni 2-0. Ecco, poi con il tuo gol il Benevento si è praticamente risvegliato. Avete pareggiato e poi vi siete di nuovo seduti, come mai? Forza nelle gambe? Allora, io penso che penso che sia stato quello, perché noi abbiamo fatto, non so nemmeno i minuti dei gol, però mi pare abbiamo fatto 30 minuti di fuoco dove abbiamo dato tutto, poi trovando 2-1, 2-2, poi abbiamo sfiorato il 3-2 con Danna a tu per tu, poi abbiamo creato almeno un'altra palla gol, e poi è normale che da 80 minuti che vai siamo un po' venuti meno, eravamo stanchi, ci può anche stare, però la cosa importante è che la squadra ha reagito, era viva, perché io capisco chi sta fuori e guardare una partita è sempre facile, però chi sta in campo e perde 2-0 con uno stadio che fischia, poi devi essere preparato, è normale che il nostro lavoro, però non è facile reagire, per niente. A proposito del 3 minuti
e 8 secondi di recupero. Tre sostituzioni, ci sono già 3 minuti da dare. Più 2-3 volte che è stato, diciamo, fermato il tempo, c'erano almeno 5 minuti di recupero. Ma a me in campo aveva detto quello là. C'è stato quel calcio di punizione. Cioè, quando c'è stato quel calcio di punizione alla fine, praticamente, ho notato l'arbitro che ha visto tutti i calciatori veramente che stavano entrando in aria, praticamente, e ha fischiato la fine. Cioè, io all'80, a pochi minuti alla fine, mi sono avvicinato e ho detto: quanto manca? E lui mi ha detto 5 minuti più 5 di recupero. Queste sono state le sue parole. Poi mi sono girato ai compagni e ho detto: ragazzi, 10 minuti. Invece poi, cioè, 3 minuti non vi ha fatto nemmeno il calcio di punizione. Purtroppo decide lui e dobbiamo accettare la decisione. Vabbè. Salutiamo. Okay.